Vita vince al Città di Lucca. Per la prima volta una Toyota di gruppo A ha fatto l'assoluto in un rally italiano. Il piccolo record è stato ottenuto da Vita e Caliro, che hanno portato al primo posto nel rally Città di Lucca, valido a massimo coefficiente per quinta zona di Coppa Italia, la Toyota Celica 4WD, preparata da Orlando Ridolfi. Una vittoria meritata, anche se a lungo contrastata, da un bravissimo Biagioni, che con la sua Opel Kadett GSI è stato a lungo al comando, prima di subire la rimonta del bravo Vita, già vincitore della gara nella passata stagione. La gara, come di consueto, si è rivelata interessante e ricca di colpi di scena. Al via erano 155 gli equipaggi che avevano regolarmente superato lo scoglio delle verifiche tecnico-sportive. L'unica sorpresa di rilievo, anche se in qualche modo annunciata, era la defezione dell'equipaggio lombardo Fontana Frigerio, vincitore dello scorso Val di Cecina e a Lucca iscritto con la versione N della Lancia Delta 16 valvole. La 25esima Coppa Città di Lucca iniziava all'insegna della selezione, contrariamente ai propositi di attendismo espressi dai protagonisti sulla pedana di partenza. Al posto dell'atteso tempone del favorito Vita, sulla prova di apertura a realizzare il miglior tempo era Biagioni, che metteva in fila Martini con la Volkswagen Golf 16 valvole, Turri con l'integrale di Colombi e Tarulli, molto veloce, sulle strade di casa. Vita era solo quinto e pagava 9 secondi. Lenci ne perdeva addirittura 11, impattando con Mattia. La carovana perdeva subito sui primi chilometri del rally Elbano Bini, con l'integrale numero 12 della Pistoia Corse. Anche Fruzzetti, con un'identica vettura della Sport e Motori, usciva dalla prova con il radiatore dell'acqua esploso e si ritirava. Turri e Bimbi, grandi avversari di Vita nei pronostici della vigilia, parcheggiavano, pare per problemi di cambio, la loro vettura dopo pochi chilometri della salita della seconda prova, mentre era nuovamente Biagioni a fare centro sulla temutissima seconda prova speciale, lasciando Vita a 9 secondi e Martini a 10 secondi. Tarulli regolava Mattia nella volata per i primi 5, lasciando fuori un sempre più demotivato Lenci con la Peugeot 309, che non riusciva a sopravanzare gli zonisti di classe. La gara, poi, attraversava un momento delicato nell'avvicinamento alla prova numero 3. Nonostante l'ora, una folla di eccezionale portata provocava nel parcheggiare le vetture lungo la statale del Brennero un ingorgo che rallentava i concorrenti che avevano previsto proprio in quel tratto i punti di assistenza. A causa dell'ingorgo erano soltanto 28 gli equipaggi che portavano a termine regolarmente la prova, prova che a fine gara veniva poi annullata. A metà del cammino della 25esima Coppa Città di Lucca, il bolognese Biagioni metteva a segno il quarto sigillo su 5 prove ed il suo vantaggio sul versiliese Vita saliva a 22 secondi. Il secondo giro iniziava con un Gianluca Vita all'attacco, che riduceva a 16 secondi il suo svantaggio su Biagioni. Si aveva la sensazione che la gara, con lo spuntare della luce del giorno, potesse acquistare quel pepe che era mancato durante le ore notturne. Vita all'attacco di Biagioni andava presto al sorpasso decisivo. Un tempone di Vita coincideva con alcuni seri problemi per Biagioni, che uscito di strada perdeva rispetto al suo primo crono sulla stessa prova ben 41 secondi. In gruppo N, Danti procedeva all'altra Renault di Malatesta di soli 9 secondi, mentre Raffaelli era decimo assoluto ed aveva nel mirino Frugoli per la terza piazza di gruppo. Solo 14 secondi infatti dividevano i due piloti. Il nuovo equipaggio leader, Vita Caliro, con la Toyota Celica, allungava con decisione e Biagioni rimediava altri 9 secondi. Ormai i giochi erano fatti. Protagonista di un acuto, il bolognese Merighi, che con l'Alfa 75 6 cilindri faceva segnare il secondo tempo ad un solo secondo dall'assoluto. In gruppo N, Danti teneva a distanza Malatesta, che faceva lo stesso tempo di Frugoli, con la Lancia Delta integrale del team Eversport. Fino al termine della gara,
continuava la danza della Toyota di Vita Caligo. Biagioni mollava con la sua vettura dal ponte storto che non gli permetteva distrazioni. Tarulli e Lenci continuavano la lotta in casa Peugeot sul filo del secondo. Le ultime prove non cambiavano niente. Vita e Caliro portavano a termine la loro gara vittoriosa per la gioia del loro preparatore, mentre alle loro spalle Biagioni, ancor più lanciato verso il titolo di zona, regolava i rimontanti Lenci e Tarulli, quest'ultimo con la Peugeot 205 GT di Retemia. Nel gruppo N era Malatesta a vincere, superando in volata Danti. Al terzo posto di gruppo si piazzava Tognozzi, mentre Frugoli, con la delta integrale del team Eversport, chiudeva quarto di gruppo.